Un
Grazie anche ai rappresentanti delle associazioni, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, ai genitori e ai bambini, continua fonte di energia e meraviglia. Un grazie speciale anche ai rappresentanti dell'associazione Enzo Alessandro, linfa indispensabile e supporto in questi 20 anni per la buona riuscita dell'iniziativa. A voi carabinieri, che reputo una seconda famiglia, va la mia continua ammirazione, conoscendo tutti i sacrifici e difficoltà che affrontate ogni giorno dietro quella divisa, e il mio grazie per il supporto dedicato a me e mia madre. Un grazie ai miei parenti arrivati dalla Sicilia, costante punto di riferimento. L'ultimo grazie, non per importanza, da mia madre, infinito esempio di coraggio, forza e amore. E naturalmente a mio padre, che mi ha lasciato un patrimonio morale inestimabile. Ci tengo a leggervi anche una citazione di uno psicoterapeuta che credo descriva al meglio il senso della vita e dei ricordi. Ricordare coloro che non sono più con noi è un atto di amore eterno. La memoria è il tessuto con cui intrecciamo il valore delle esperienze con coloro che hanno accompagnato il nostro cammino. Perché, oltre alla linea di confine del tempo e dello spazio che tutto logora, c'è un campo sconfinato che tutto preserva e tutto custodisce. La memoria di chi amiamo e chi ci ha amati. Grazie di cuore a tutti per essere qui presenti in questo giorno di dolorosi ricordi per me e mia madre. Era un angelo, non volava nel cielo, ma camminava nella città. Non aveva le ali, ma due mani. Non aveva una pietra, ma un cuore. Il più caro tra tutti era lui, il maresciallo. Due parole, non vi voglio rubare tanto tempo. Nel 2004, come vi dicevo in piazza, l'associazione è nata, l'associazione Enzo d'Alessandro, non l'associazione Maresciallo d'Alessandro. L'associazione vuole mettere in primo piano l'uomo che era, non la carica che rivestiva. In quegli anni a scuola abbiamo fatto tante cose grazie a Carmela. Abbiamo creato delle poesie, abbiamo creato dei disegni, abbiamo creato opere scultoree, canzoni. E dopo 3 anni, esattamente nel 2007, abbiamo pubblicato questo libro che contiene le poesie che oggi stiamo ascoltando. Faccio un passo indietro al 2006. Nel 2006 Laura, dove sei? Eccola, si è laureata in scienze dell'educazione con una tesi dal titolo Un carabiniere come figura di riferimento sociale in una comunità calabresana. Ecco, ha, come dire, portato pagina perdendo il papà e ha continuato a vivere con lui attraverso anche i suoi studi. Bene, detto questo, poi l'associazione ha vissuto momenti bellissimi. Abbiamo fatto tanti concorsi, ci siamo allargati un po', abbiamo coinvolto le scuole medie, le scuole superiori, con i carabinieri, con giudici, con avvocati, sulla legalità, sulla lotta al bullismo, su tante cose che questi ragazzi crescendo devono tenere dentro per diventare adulti come si deve. Buongiorno a tutti, mi ricordo il saluto mio e tutta l'amministrazione. Allora, benvenuto a tutte le autorità civili, a quelle militari, a quelle religiose, ai tanti colleghi sindaci, ai rappresentanti della regione, della città metropolitana. E poi do il benvenuto a voi ragazzi, che sapete che siete sempre i miei preferiti. Ci vediamo spesso in questa sala e ci siamo visti tante volte proprio insieme ai carabinieri, vero? Insieme al nostro capitano, al maresciallo. Ci siamo visti tante volte. Ecco, quello che vorrei farvi oggi non è un discorso solenne, ma è una riflessione personale, perché tanto è l'affetto che mi lega alle persone
che è qui a fianco a me, che preferisco appunto fare qui una riflessione. Ed io conosco Carmela ormai da diversi anni. L'ho conosciuta non perché era un'amministratrice, ma perché era una mamma, ci sono ancora una mamma, ma all'epoca la mia ragazzina frequentava l'elementare, proprio come voi, e quindi ha partecipato a tanti eventi dell'associazione Enzo D'Alessandro. Ecco, la prima impressione che ho avuto di Carmela è stata quella di un vulcano, di una forza della natura, una forza che solo la pazienza e l'amore incondizionato di Laura ogni tanto riescono ad arginare, ogni tanto. Ecco, oggi siamo qua per un momento doloroso perché ricordiamo una persona che non c'è più, ma siamo qua anche per fare una festa, perché oggi festeggiamo 20 anni di questa meravigliosa associazione. Pensate, il maresciallo D'Alessandro morì l'8 marzo 2004 e soli 3 mesi dopo l'associazione mise in piedi il primo concorso dell'amico carabiniere. Io non so, Carmela, dove tu abbia trovato la forza dopo un evento così tragico, ma soprattutto così inaspettato. Quindi grazie a te, grazie a Laura, grazie alle tante amiche e amici che negli anni avete coinvolto in questa associazione, perché loro non sono mai state da sole, hanno avuto sempre tanto sostegno anche da parte di tanti cornetesi, e questo mi fa piacere dirlo, da parte di tutti gli insegnanti e poi naturalmente da parte dell'Arma dei Carabinieri. Ecco, io non ho avuto la fortuna di conoscere il maresciallo D'Alessandro, però ho letto tante cose su di lui e soprattutto l'ho conosciuto attraverso le parole di chi gli è stato vicino. E ho capito una cosa, che Enzo D'Alessandro aveva 2 grandi passioni, 2 amori nella vita. Uno era la famiglia e l'altro era l'Arma dei Carabinieri. Era davvero votato al suo lavoro. E la famiglia che cosa ha fatto per ringraziarlo? L'ha ricordato in questi 20 anni, con un ricordo che, fatemelo dire, non è mai stato retorico. Per ricordarlo, l'associazione ha deciso, quindi la famiglia e gli amici hanno deciso di promuovere sempre di più l'immagine dei nostri carabinieri. E con chi l'hanno promossa? Con voi ragazzi, con chi ha di fronte a sé tutta la vita, e quindi è giusto che faccia le scelte giuste che le porteranno a crescere. Ecco, e allora mi viene in mente, adesso ci sono queste meravigliose campagne di comunicazione, no? Ce n'è una che ha questo slogan dei carabinieri, possiamo aiutarvi, che poi si declina in tanti eventi diversi, che siano la lotta alla violenza sulle donne, piuttosto che la lotta alla ludopatia. Ecco, ma questo possiamo aiutarvi è esattamente quello che l'associazione D'Alessandro ha detto in questi 20 anni. Mi sa che questi creativi hanno tratto spunto proprio dalle opere di chi come te, Carmela, come i nostri amici dell'associazione, hanno portato avanti negli ultimi anni. Ecco, concludo in questo modo. Allora, quello che Carmela mi ha insegnato, che ha insegnato spero a tutti voi, è che i carabinieri quando agiscono sono sempre vicini a noi, perché una loro caratteristica è proprio quella di essere territoriali, loro sono vicini al territorio. E pensate che lo sono da ben 210 anni, perché quest'anno festeggeremo i 210 anni di storia dell'Arma dei Carabinieri. E la cosa più bella per me è che festeggeremo anche a Quarnier, perché voi sapete da quanti anni i carabinieri sono presenti a Quarnier? Chi ha detto 210? Bravissimi, da 210 anni, pensate, il re Vittorio Emanuele I istituì il corpo dei carabinieri reali nel mese di luglio del 1814 e solo un mese dopo, il 18 di agosto 1814, arrivarono qui a Quarnier i carabinieri. All'epoca c'era un maresciallo, un brigadiere e 6 carabinieri. E da quel giorno del 1814 non ci hanno più abbandonato e noi ci auguriamo che non lo facciano mai più. Quindi oggi siamo qui anche per celebrare questa storia, la storia dei carabinieri, che è fatta della storia delle persone e di persone meravigliose come il maresciallo D'Alessandro.
Grazie. Innanzitutto oggi è un momento veramente emozionante, perché stiamo ricordando una persona che per il nostro, diciamo, per la nostra comunità ha fatto veramente tanto, come stanno facendo tanti i nostri carabinieri che abbiamo oggi qua presenti. È emozionante perché mi tocca, diciamo, da vicino, perché vi faccio un racconto che tanto la sindaca Cresto ha detto tutto, quindi è inutile che mi dilungo negli apprezzamenti di tutto, perché tanto ha fatto tutto lei. La cosa importante è il fatto che questa associazione comunque è di Valperga, questa associazione è stata da tempo anche aiutata prima ancora che diventasse sindaco, quindi di conseguenza sono stato molto vicino. Enzo D'Alessandro io non l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo, ma tramite le loro testimonianze, tutto quello che è stato fatto in questi anni e come ancora oggi fosse qua presente con noi, quindi su quello è molto importante. Faccio solo una considerazione: io nel 2010 ho perso la mamma, combinazione del 2012, casualmente qualcuno mi ha avvicinato praticamente a Carmela era la mamma di tutti, quindi di conseguenza la mamma di tutti voi bambini, perché come maestra è sempre stata diciamo una mamma più che una maestra. E ho avuto anche la fortuna di conoscere comunque un'amica, una sorella che è da tempo che adesso ci conosciamo, condividiamo delle cose insieme, che è Laura. Quindi entrare in questa famiglia è stata veramente una cosa diciamo piacevole, mi ha fatto avvicinare notevolmente a quello che è il valore dell'arma, forse probabilmente fosse un percorso che dovevo fare prima che diventassi sindaco, perché a volte magari uno diventa sindaco e non sa cosa c'è dall'altra parte, cosa deve fare le istituzioni. E per queste ragioni che comunque, ragazzi, io vi dico veramente che sia per quanto riguarda l'Istituto Comprensivo di Poenè che quello di Valperga, stiamo facendo tantissime attività insieme all'Associazione Enzo D'Alessandro per avvicinare il più possibile, diciamo, l'arma, perché i carabinieri, quelli che tutti i giorni noi ci proteggono, ci vigilano, fanno sì che tutto vada nel verso giusto, sono dei nostri amici, sono delle persone vicine cui ci aiutano veramente quotidianamente. Ci servono tantissime cose che uno può aggiungere, può dire, può fare per tutto quello che ha fatto in questi 20 anni Carmela con quella forza, ma non insistente, perché non è una persona che insiste per organizzare le cose, è una persona che ti entra praticamente dentro e ti rende partecipe e allo stesso tempo ti rende diciamo onore di quello che tu stai facendo. Quindi sono veramente orgoglioso oggi a ricordare qua Cornier, ricordare in questa occasione l'uomo, la persona in cui veramente è stato Enzo D'Alessandro, e veramente ringrazio di cuore sia Carmela sia Laura per avermi dato la possibilità, pur non conoscendolo prima, di capire veramente il cuore che aveva questa persona, quello che ha dato veramente per noi. Quindi cerchiamo di andare avanti tutti insieme, portiamo avanti, sosteniamo questa associazione, perché è importante, perché veramente è un orgoglio, ma è un orgoglio perché comunque facciamo qualcosa con i bambini, e quando ci sono, siete voi ragazzi, siete tutti qua presenti, siete in tanti, è emozionantissimo, è bellissimo, è una delle soddisfazioni più belle che un'istituzione può avere, quando organizza qualcosa vede tanti bambini. Penso che ci possono essere tante soddisfazioni, abbiamo la fortuna di avere diverse cariche comunque dello Stato, abbiamo la fortuna di avere qua presente voi bambini in questa occasione, secondo me è la cosa più importante ed è quello che voi dovete fare in futuro, tramandare quello che noi cerchiamo di fare nel miglior modo possibile e portare avanti. Quindi confido veramente a voi, continuate a essere presenti, continuate a credere in quello che fate, allo studio come ha fatto Carmela per tutti quei bambini che nel tempo ha portato avanti. Quindi io concludo con un grazie a Carmela, un grazie a Laura, un grazie all'Associazione Enzo D'Alessandro, ma un grazie veramente a un uomo che secondo me con il loro, diciamo, con il loro ricordo costante, con il lavoro costante è sempre qua presente in mezzo a noi, è un angelo sicuramente presente che è Enzo D'Alessandro. Buona prosecuzione a tutti. Pace e amore, e se
e speriamo che arrivi fin lassù, questo affaccio, bravi, grazie. Per vivere in un mondo migliore dovrebbe regnare sicuramente l'amore. Allora nel mondo ci sarà amore, gioia e serenità. Unire le nostre forze è importante, perché da un piccolo seme può nascere un amore grande. Niente mafia, niente bullismo, così vivremo senza egoismo. E se pace non ci sarà, non avremo né gioia né felicità. Quante cose importanti ha detto! Allora, l'alunna di quinta di Valperga è stata bravissima, ha letto una poesia importantissima, però la poesia è stata scritta dei bambini di Pertusio. Ovviamente il bambino che doveva leggere si è ammalato. E la meravigliosa alunna di quinta A si è prestata a leggere la poesia. Grazie. Buongiorno. Vi porto il saluto dell'amministrazione di Città Metropolitana, io faccio il consigliere di Città Metropolitana che comprende tutta la provincia di Torino, e vi porto i saluti del sindaco di Città Metropolitana, Stefano Lorusso, e di tutta l'amministrazione. Ma io voglio salutare la signora Carmela, la signora Laura, tutte le autorità civili, militari, religiose, ma soprattutto voi. Voglio salutare voi perché siete poi la vera anima di questa, voi giovani, voi bimbi, che siete la vera anima di questa associazione, siete quelli che in realtà la fanno vivere. Io ho avuto l'occasione di conoscere il maresciallo D'Alessandro perché lavoravo qua a Pornier negli anni subito. Prima che lui mancasse lavoravo qui a Pornier, e quindi ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzare la sua serietà, la sua rettitudine, che è una cosa che l'arma dei carabinieri ci insegna tutti i giorni. Diceva bene prima Giovanna, qui voi avete partecipato già a diverse occasioni, e spesso i carabinieri ci insegnano quelle che sono le regole giuste della vita, e di questo noi dobbiamo essere grati a loro. Poi sono passati un po' di anni e io sono diventato sindaco. È arrivata la signora Carmela che ci ha fatto un sacco di proposte. Noi abbiamo fatto diversi progetti assieme con il liceo 25 aprile faccio, e io ho sempre cercato di partecipare a tutte le iniziative dell'associazione D'Alessandro. Ecco, io chiudo qui il mio saluto, perché è un semplice saluto istituzionale, ma lo chiudo dicendovi sempre al fianco dell'associazione. In qualità di sindaco, in qualità di consigliere di Città Metropolitana, io la ringrazio, ringrazio lei, ringrazio sua figlia, ringrazio tutta l'associazione per quello che fate per sensibilizzare i nostri giovani, ma per sensibilizzare tutta la popolazione e per portare l'esempio buono di una persona come Enzo D'Alessandro. Grazie. Buongiorno a tutti. Oggi ho proprio l'onore di rappresentare il nostro presidente che vi porta i saluti. Infatti per me è un onore essere qua nella mia Pornier a questa bella manifestazione, a questo bel evento, che penso che sia orgoglioso che lui di vedere tanti ragazzi così qua con tutti noi. Ma non mi dilungo nei passaggi istituzionali, perché vi saluto io, perché ci sono anche tutti i miei colleghi consiglieri qua presenti, ma voglio fare un passaggio un po' dei primi anni che io mi muovevo come consigliere comunale, come amministratore della città di Pornier. Ed erano anche i primi anni che Carmelina si muoveva su Pornier e su Valperga per creare queste manifestazioni. E vi dico, a volte era veramente incredibile con l'energia che ci metteva per portare a conclusione ogni manifestazione che ricorreva la parte più importante, quella di ricordare una persona come suo marito, il maresciallo D'Alessandro.
E non per niente che in tutti questi anni che tra l'amministrare Quarnier, tra prima la città metropolitana ed ora la regione, continuiamo a collaborare. Lei sorride, ma lei è la figlia Laura, possiamo dire che con le stesse energie del primo giorno che hanno iniziato questo percorso con questa associazione lo sono tuttora, con le stesse energie, anzi sempre di più, possiamo dire, Carmelina, perché quello che ti stai impegnando in questi giorni per portare ancora altre cose aggiunte all'associazione è ti onora e fa merito di avere un'associazione così nel nostro territorio. Cioè, voglio solo ringraziare tutti voi ragazzi e gli insegnanti, specialmente gli insegnanti, perché per creare questa manifestazione il lavoro più pesante l'avete voi. Grazie di tutto, non mi dilungo e buona festa a tutti. Quando vieni invitato a una manifestazione di questo tipo, quando vieni invitato a una manifestazione come questa, e ti accingi ad andare nei giorni prima, pensi a che cosa dire, alle volte butti giù un discorso, una traccia di discorso su un foglio, altre volte ti fai il discorso nella testa, come si suol dire, studi. Anche se sei un parlamentare, non fai più le scuole elementari o le scuole medie, comunque studi e dici: e adesso che cosa dico? Vado lì, mi hanno invitato, ringrazio di sicuro il sindaco, l'amministrazione, ringrazio assolutamente le forze dell'ordine, le associazioni d'arma, tutti i cittadini, di sicuro faccio un grande grazie alla famiglia, poi parlerò dell'associazione, faccio un grande grazie qui alla famiglia per la forza che ci avete messo, e poi dici: beh, posso dire che mi onoro di avere conoscenti e amici carabinieri, mi onoro di conoscere carabinieri che prestano servizio qua nel nostro canavese. L'altro giorno mi arriva la notizia dal consigliere Andrea Cane, che ti saluto insieme anche al consigliere Avetta, che non è stato citato visto che Mauro ha portato i saluti del presidente. Comunque mi chiama Andrea e mi dice, dopo 2 ore che è caduta la frana a Pont, è arrivato il comandante Grasso, dopo 2 ore. L'Eivre è venuto, è arrivato ed è arrivato immediatamente. Questa è la forza dei carabinieri di cui parlava prima il nostro sindaco, la forza territoriale. Quindi grazie Manuel della tua presenza costante, grazie a tutti i carabinieri. Poi vi posso dire, nel mio schemino, no, nei compitini che ho fatto, bambini, vi posso dire che conosco carabinieri in giro per il mondo, abbiamo dei carabinieri, vedete, magari ogni tanto i vostri genitori vi fanno guardare il telegiornale, vedete che in questo periodo ci sono delle notizie non belline che arrivano dal resto del mondo, delle notizie bruttine, ci sono delle persone un po' meno fortunate di noi, ci sono dei bambini un po' meno fortunati di voi o di quello che noi siamo stati, e lì ci sono dei carabinieri. Spesso e volentieri l'Italia, lo Stato manda delle persone con quella divisa a cercare di aiutare le persone di quei posti meno fortunati del nostro e i bambini meno fortunati di voi, a cercare di dare una mano come si può, in paesi molto molto difficili. E volevo parlare in modo approfondito di questo. Poi ho visto così tanti bambini, ho preso nella mia mente, ho preso quel foglio di carta, che in realtà questa volta era solo mentale, che mi ero preparato, l'ho stracciato, e le uniche 2 cose che posso dirvi sono: seguo l'associazione, vi leggo sui giornali, leggo sui social quello che fate, sono un vostro follower, e quando volete invitarmi assolutamente ci sono, e questo è il primo messaggio che volevo dare. E visto che ci sono così tanti bambini e il discorso istituzionale è stato preso e messo nel,
nel cestino del desktop della mia testa. L'unica cosa che vi posso dire è, bambini, quando vedete, ricordatevelo adesso e ricordatevelo anche quando sarete un po' più grandicelli, quando vedete dei signori e delle signore, dei ragazzi e delle ragazze, degli uomini e delle donne con quella divisa o con un'altra divisa, quelle persone, bambini, sono vostre amiche. Quelle persone vi vogliono bene e si mettono quella divisa per proteggervi, e quindi dovete, a mio parere, voler bene a quelle persone che indossano quella divisa e in generale tutte le altre divise. Viva il nostro maresciallo e viva l'Arma dei Carabinieri. Grazie a tutti. Caro maresciallo, hai indossato la divisa di carabiniere con tanto amore e desiderio di aiutare il prossimo. Lei, amante della famiglia e dei bambini. Lei, sempre pronto a stringere la mano alle persone in difficoltà. Lei, sempre sorridente e cordiale, con un sorriso contagioso. Caro maresciallo, sia di conforto alla sua famiglia e a tutte le persone che ha aiutato. La sua squadra ha perso non solo un ottimo superiore, ma anche un ottimo amico. Una preghiera giunga a lei e alla sua famiglia, sperando che mai nessuna moglie, madre, figlia debbano versare lacrime. Grazie, grazie. Impavido e fedele, ogni carabiniere svolge sempre con impegno il suo dovere. Anche nei giorni di festa ha sempre il lavoro in testa. I carabinieri nella loro stazione per ogni nostro bisogno trovano sempre una soluzione. Con i forestali salvi saranno tutti gli animali. I corazzieri sono la scorta del nostro presidente e svolgono il loro lavoro assiduamente. I carabinieri dell'unità ginofila addestrano i loro cani per trovare le sostanze nocive persino sugli aeroplani. Gli artificieri, con il loro robot intelligente, salvano dalle esplosioni molta gente. I carabinieri delle investigazioni scientifiche svolgono sempre le loro accurate verifiche. I paracadutisti e gli elicotteristi nel volo sono veri specialisti. I carabinieri motociclisti, con la loro motocicletta, raggiungono il luogo del crimine veloci come una saetta. I carabinieri subacquei e del servizio navale nel mare dai pirati ci possono salvare. Sciatori e rocciatori in montagna ci proteggono dai malfattori. I carabinieri del raggruppamento operativo speciale con le loro strategie non si spostano affatto in modo casuale. Il maresciallo Enzo D'Alessandro veglia su di noi dall'alto, da un cielo color cobalto. Ci protegge da lassù e con la sua associazione fa conoscere i carabinieri a tutta la gioventù. Noi alunni cornatesi siamo fieri di tutti i nostri amici carabinieri. 8 marzo 2024, dono degli alunni della scuola primaria di Priacco all'associazione Enzo D'Alessandro. Con molto orgoglio che vi presento il generale Luigi Baccelli, che vi parlerà di Enzo come uomo. Grazie, signor sindaco, di nuovo onorato dalla sua conoscenza, saluto tutte le autorità qui presenti. Ragazzi, non voglio farvi un altro discorso, vi volevo solo dire due paroline. Avevo 27 anni e fui destinato, allora capitano dei carabinieri, a comandare la compagnia di Chivasso. Sapete dove è Chivasso, vero? Sapete quanto tempo è passato da allora? 47 anni. Sì, oggi ne ho 74. Sono passati 47 anni.
E la cosa bella è questa, che il mio ricordo del, allora iniziavano da vice brigadiere, Enzo D'Alessandro, è ancora un bel ricordo. Un ricordo di un carabiniere serio, equilibrato, rispettoso, che amava l'uniforme che portava, ma soprattutto amava i cittadini che era chiamato a difendere. Voi non lo sapete, ma qui vicino a me c'è una persona che ha vissuto in quel periodo. Era il periodo del terrorismo, stiamo parlando degli anni '80, e tutti i giorni si viveva col terrore di sapere qualcuno che veniva gambizzato o veniva ucciso. A Chivasso abbiamo avuto gravi attentati da parte delle Brigate Rosse, l'incendio dello stabilimento Lanci, un'esplosione di una bomba davanti alla stazione di Cassino Torinese, 5 autovetture di carabinieri incendiate, tra queste anche la macchina di Enzo D'Alessandro. Un periodo veramente molto turbolento, ma la cosa grave è che volevano annientare la democrazia. No, questo voi non lo potete permettere. E allora vi dico, abbiate rispetto di tutti coloro che sacrificano la loro vita per le istituzioni democratiche del nostro paese e quindi di tutti coloro che hanno dato la loro vita e il loro sacrificio. E quindi il ricordo del maresciallo D'Alessandro è un ricordo di colui che ha speso la sua vita per difendere le istituzioni democratiche. E quindi grazie Carmela di essermi stata vicina e soprattutto di avermi invitato a questa manifestazione. Anche a te Laura. Un grande grazie a quest'uomo che è stato ed è un grandissimo uomo. Pensate che questo generale dei carabinieri è partito questa mattina prestissimo dall'Abruzzo, ha fatto un percorso lunghissimo, è arrivato a Valperga a circa le 12.30, si è riposato un'oretta, non ha neanche pranzato, per venire a ricordare Enzo, per fare da supporto a me e Laura. È un'amicizia che dura da 47 anni e continuerà ancora, perché i veri legami nella vita continuano sempre. Un grazie grandissimo anche alla Rebattere, alla signora, alla nostra moglie che l'ha accompagnata. Ragazzi, mi raccomando, raccogliete il testimone che il generale vi ha lasciato, non lasciatelo cadere a terra. Continuiamo con i rappresentanti dell'arma. Dov'è il capitano Grasso? È qui, ragazzi, voi lo conoscete tutti, vero? Ma ciao, ciao. Ci ricordiamo come si salutano i carabinieri? Come si salutano i carabinieri? E allora, bene. Li salutiamo tutti e li ringraziamo sempre per quello che fanno. Io sono onorato di essere qui con loro, in tante occasioni ci vediamo, in tante occasioni in cui si fa comunità. Comunità significa lavorare per tutti quanti voi. E infatti ci sono due accezioni, una accezione al carabiniere. Io ringrazio la selezione di Sono Alessandro perché ci ha dato la possibilità di vederci, incontrarci, di conoscerci. Però ci lasciamo con questo.
Un carabiniere, il carabiniere è prima di tutto una persona che serve, in due accezioni. Serve perché è una persona di cui ci dobbiamo servire, è utile, noi ci dobbiamo, è un servizio dello Stato. Quindi un carabiniere serve perché, ripeto, ci è utile. Ma un carabiniere serve perché si mette a disposizione, sacrifica. È un carabiniere, il carabiniere è colui che si mette sempre a disposizione, lasciando a volte da parte pure gli affetti personali e così via. Quindi un carabiniere serve. È una domanda, ci lasciamo e poi lascio la parola. Se non servi, a che servi? Quindi grazie alla Presidente Carmela Ciuro e grazie all'Associazione per darci questa possibilità di incontrarci. Buonasera. Grazie, grazie mille al colonnello Spirito. Saluto intanto le autorità, i sindaci, il parlamentare che mi ha preceduto, tutti i relatori. Io volevo dire due cose, intanto complimenti ragazzi perché siete molto bravi e complimenti agli insegnanti perché avere tanti bambini, tanti ragazzi così educati e bravi è una bella cosa. Io comando la scuola di via di Torino, sono un preside di una scuola militare e vi aspetto perché so che ci vedremo nei prossimi giorni e vi aspettiamo alla scuola di via di Torino perché vogliamo passare con voi qualche ora e dare anche il significato di qualche giornata di legalità. Consentitemi soltanto di chiudere con una breve inciso per la signora Carmela e Laura. A fianco a un grande carabiniere c'è sempre una grande donna e quindi mi rivolgo alla signora Carmela in particolare e lo dico per esperienza perché questo penso che vorrà essere per voi un augurio e un auspicio di trovare per voi, per il futuro, una persona cara vicina con cui fare una parte del percorso. Quindi grazie Carmela, grazie per quello che fai, per loro soprattutto, perché loro sono il futuro della nostra società e questo noi lo teniamo molto a cuore. In bocca al lupo e vi aspetto alla Cernaia. Bene ragazzi, c'è ancora una persona che vorrei farvi salutare ed è la persona che ha guidato la scuola di cui io, Carmela e altre colleghe facevamo parte nel periodo in cui è successo questo tragico fatto. Io lo chiamo ancora come lo chiamavo allora, il nostro direttore didattico Domenico Artissone. Grazie, ciao a tutti e buonasera. Io leggerò due appunti che mi sono scritto perché sapendo che forse parlando a braccio rischiavo di fare confusione. Ringrazio la signora Ciuro Carmela che mi ha voluto accanto come amico e collega in questa cerimonia di commemorazione del ventennale della scomparsa del maresciallo Enzo D'Alessandro e della nascita dell'associazione a lui intitolata. Per lei e per la figlia Laura si rinnova l'immenso dolore che ha segnato le loro vite di sposa e di figlia. Oggi, accanto però a quelle persone che hanno apprezzato e stimato il servitore fedele dello Stato nell'adempimento dei suoi doveri istituzionali, e sono state da lui beneficate con il quotidiano esercizio del suo operato e con l'esempio. La maestra Carmela, con la quale ho condiviso gli ultimi anni della mia attività professionale, diede vita, dopo la morte del marito, a un'iniziativa che presto divenne missione, la quale ha prodotto in questi quattro lustri frutti preziosi, soprattutto a favore delle istituzioni scolastiche, promuovendo l'educazione degli studenti al rispetto delle leggi e realizzando attività di prevenzione del disagio socio-educativo di cui soffre la frangia più debole della popolazione, quella giovanile. Con volontà caparbia e coraggio ha positivamente elaborato il lutto familiare sostenendo con impegno costante e totale
l'associazione da lei fortemente voluta, di cui è tuttora l'anima e il cuore pulsante. Numerose sono le iniziative che sono state promosse in questi anni fecondi, con effetti che hanno avuto meritata e diffusa risonanza a livello non solo locale. Desidero accennare al riguardo alla continuità di rapporto collaborativo nell'ambito del progetto di educazione alla legalità tra le istituzioni scolastiche e l'Arma dei Carabinieri, che ha permesso agli studenti e al personale docente di interagire con le forze dell'ordine dello Stato, cui è affidata la protezione e la tutela dei cittadini. Un bene comune da custodire e difendere nel pieno rispetto della nostra Costituzione repubblicana. Ancora ringrazio la signora Carmela e Laura del dono fatto alla nostra città, affidando alla nostra civile memoria il caro indimenticato maresciallo, perché sia per noi esempio costante nel tempo presente e a venire di una vita spesa per il bene comune, nella normalità ordinaria del vivere quotidiano. Invito infine i giovani a rilevare il testimone di questo impegno. Con la generosità e la baldanza tipiche della loro età, amando e rispettando la legalità affinché essa sia sempre più patrimonio di tutti per una civile e democratica convivenza solidale. Auguro alla scuola e alle forze dell'ordine di operare in sinergia e nel rispetto reciproco, mirando al bene comune. Grazie, buonasera. Un grazie particolare al dirigente scolastico Domenico Artessone. Tornando indietro con la memoria, non posso che dire un grande grazie a tutti gli insegnanti, a tutto il personale della scuola, ovviamente al direttore, che in quel terribile 8 marzo, per meglio dire la mattina del 9, ma già la sera dell'8 marzo io mi sono trovata dietro, scusate l'emozione ma è forte, mentre mio marito siamo stati in caserma, perché eravamo lì, abitavamo in caserma, mi sono vista circondata da tantissime divise. In mezzo a quelle divise c'erano tantissime amici di mio marito, ma come anche in ogni società c'è qualcuno che amico non è, però erano tutti lì. Mi sono sentita persa perché eravamo da soli, io e mia figlia, perché i carabinieri una volta facevano servizio lontano dalle famiglie, quindi prima che la mia famiglia d'origine e quella di mio marito ci hanno raggiunto, eravamo da soli. E io voglio dire un grazie particolare. Quella sera mi sono girata, forse saranno state le 22, 23, ora non me la ricordo, mi sono trovata la grandissima amica Carla Cortese, che è lì in fondo insieme ad Aurelia. Mi sono sentita bene perché qualcuno che mi apparteneva veramente c'era. Ho avuto questa sensazione che poi si è trasformata in realtà, perché in effetti la mia vera e grande famiglia, oltre l'Arma, perché abitavo lì, perché ho scelto di sposare un carabiniere, sicuramente la mia grande famiglia è stata la scuola. E quindi io ringrazio fortemente la scuola, cominciando da dirigente, dagli insegnanti, dai genitori, perché vi assicuro che i genitori in questi lunghi anni di servizio in Canavese mi sono stati sempre vicino, ovviamente i bambini che sono il mio amore eterno.
Adesso vi leggo quello che avevo preparato, questo è fuori programma, per poi chiudere, che siamo in ritardo. Allora, desidero chiudere questo momento celebrativo con la parola amore da parte mia e di mia figlia nei confronti di Enzo, mio marito e padre di mia figlia. L'amore è il motore della vita. L'uomo viene al mondo per un atto d'amore. Per creare una bella società si dovrebbe continuare a vivere amando il prossimo. E questo è l'invito che io faccio a tutti, perché se noi amiamo il prossimo sicuramente vivremo meglio tutti. L'associazione nasce insieme ai funerali di mio marito, è stata una promessa davanti all'altare nel saltarlo. Alla mia promessa si è unita mia figlia e un gruppo di colleghe e amiche, unitamente ai sindaci e alle amministrazioni comunali che si sono susseguiti in questi lunghi anni. Vi auguro, tutti insieme con grande impegno abbiamo lavorato per e con gli studenti canavesani. Ci auguriamo di poter continuare a donare il nostro tempo libero ai nostri giovani. Un grazie di cuore va a tutti gli studenti con i loro genitori, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, a tutto il personale della scuola. Ringrazio tutte le persone presenti, gli amministratori, i sindaci. Un particolare ringraziamento al sindaco dell'amministrazione comunale di Cournier per aver donato la stele realizzata dal ceramista Alessandro Axe Grosso, che l'abbiamo in fondo. Fate un applauso al ceramista, perché è stato veramente bravo. Allora, amici, parenti, associazioni qua presenti, abbiamo preparato un piccolino, non andate via, perché prima della messa delle ore 17 offriamo un piccolo rinfresco e sarà modo anche di poterci salutare. Va bene, ciao!